spendere. Posso solo dire, ragazzi, che dobbiamo mettere da parte questo risultato, ma pensare alla prestazione. Io credo che se i ragazzi si ripetono con gare a questo livello, ne perdiamo poche. Purtroppo nel calcio a volte c'è anche queste situazioni qua. Dispiace perché oggi, devo dire anche all'andata, però oggi è stato clamoroso, non c'era questa differenza tra noi e loro. Hanno sfruttato in maniera incredibile una situazione dove mi dicono che ci potrebbe essere anche un fuorigioco, anzi un doppio fuorigioco, però al di là di questo, che non voglio assolutamente essere polemico su questa decisione, però per quello che hanno fatto i ragazzi, per la veemenza, per la determinazione, non concedere veramente quasi niente, insomma, di più non potevano fare. Mister, forse sul gol Ricci è lasciato colpevolmente solo lì al limite dell'area, al di là del fuorigioco. Sì, effettivamente lì noi un giocatore ha perso la posizione, però la squadra era risalita bene sulla pressione, sai, quando comunque tiri, che non era un tiro irresistibile, anche abbastanza centrale, però chiaramente il giocatore ha aperto le gambe lì, Davide non è riuscito, mi ha detto mister io se no vado giù la prendo quella palla, non è riuscito a intervenire proprio perché c'è stato questo disturbo. E vuoi ripartire da questa prestazione? Ma sì, devo dire la verità, è un momento che dobbiamo credere solo in questo, perché anche la prestazione di Latina, specialmente nel secondo tempo, insomma, a parte il rigore che, che mi sembra siano anche evidenti certe situazioni, però abbiamo preso una traversa, abbiamo creato tante occasioni da gol, insomma, subire in due gare abbiamo subito due tiri, due gol, insomma, ecco, oggi la squadra ha dimostrato, nonostante ci mancassero i due difensori esterni, però sia Dijkma che Garofalo hanno fatto molto bene, quindi dai, niente. Mister, due partite ben giocate come diceva lei, e è vero che il Novara meritava di più, è anche vero però che gli errori diventano due in due partite da parte degli arbitri, mi viene un po' di rabbia da tifoso, se così vogliamo dire, non so lei cosa ne pensa. Sì, ma l'errore ci sta, mi dispiace solo che magari Battista, che tra l'altro è un arbitro molto bravo, tra il primo e il secondo tempo ci hanno detto dalle immagini che non c'era fuorigioco. Questo mi dispiace perché vuol dire che anche se si rivedono gli errori ci stanno, ma se si rivedono e siamo anche di parere diverso, questo mi dispiace ancora di più. Però ripeto, lasciamo stare, nell'arco di un campionato queste cose possono avvenire, noi dobbiamo solo ripartire con un risultato importante, perché la squadra non ha meritato queste due sconfitte assolutamente, in maniera troppo netta. Se vogliamo pensare a qualcosa di positivo, tra le tante cose che sono state oggi di positivo, è chi è entrato dalla panchina è entrato con una voglia, una verve molto bene, insomma. No, Felice ha fatto molto bene, ha fatto bene anche Lanzafame, insomma, un ragazzo che ci può venire a dare una mano. No, ma questo non mi preoccupa la squadra, ho visto ragazzi oggi veramente dispiaciuti perché hanno dato tutto. Se si dà tutto, ripartiamo, sicuro.